Io ringrazio tutti, ringrazio il sindaco Antonio, perché ormai da anni ci conosciamo, perché mi ha dato la possibilità di conoscere una realtà sempre veramente importante. Da fare televisione, quando abbiamo fatto televisione per 3 anni, erano gli anni della pandemia, mettiamola anche così. Abbiamo portato, Napoli, Firenze, con la storia anche di Angiò e Firenze siamo veramente uniti. Grazie al sindaco per quello che ha detto prima, grazie a Paolo perché ha ricordato la giornata di oggi, grazie al presidente dei giornalisti perché giustamente ha ricordato quanto i libri e la carta dei libri non possa essere comunque sostituita, e questa è una cosa molto importante perché noi abbiamo bisogno di cibo per sopravvivere, ma abbiamo bisogno di cibo nella mente e ognuno di noi leggendo un libro fa un proprio viaggio. Quello che volevo soltanto ricordare di Don Milani, che è I care, è un motto che Ursula von der Leyen anche ha preso come motto europeo per ricordare che I care voleva dire proprio nell'epoca subito del dopoguerra, me ne prendo cura, cioè mi prendo cura. Quindi facendo questa manifestazione credo che da il sindaco Antonio, la Proloco, la Regione Toscana, che ringrazio Paolo di aver, che mi ha dato udienza diretta, diciamo, a tutti i giornalisti, tutte le persone che ci hanno messo anima e cuore, ringrazio con le parole di Don Milani, che per me sono importantissime, che educare non è immettere, ma educere, cioè tirare fuori il meglio dalle menti ben predisposte, e chi ci riesce mette amore, mette tutto il resto. Alle mie spalle ho la Divina Commedia fatta dalla Gilda Pantoliano, ma è la Divina Commedia che è un lungo viaggio all'interno di noi stessi, e quindi grazie con tutto il cuore. Allora, il sindaco sono meglio delle fotografie mie. Wow! Ecco! Wow!